come sostituire il filtro dell'aria della tua auto. Allora, come si fa a cambiare il filtro dell'aria del motore praticamente su ogni tipo di automobile? Per prima cosa è necessario aprire il cofano. I motivi per sostituire il filtro dell'aria possono essere una perdita di potenza del motore, guida in condizioni polverose o semplicemente interventi di manutenzione ordinaria. Anche se finora non hai mai cambiato il filtro dell'aria, non dovrebbe essere difficile trovarlo. Di solito si tratta di una parte dell'auto abbastanza grande. Dunque, dovresti cercare un punto nel vano motore in cui questo ricambio si possa adattare. Nella maggior parte dei casi, il filtro dell'aria è collocato in un alloggiamento separato. L'alloggiamento è facilmente identificabile grazie al tubo dell'aria, piuttosto grande, che lo collega al motore. Ispezionando il vano motore, potresti forse notare un simbolo che indica la collocazione del filtro dell'aria del motore. Inoltre, si può vedere il tubo flessibile che è collegato al motore. Il contenitore è all'incirca della stessa dimensione e forma del filtro dell'aria. Per prima cosa, dovresti sapere in che modo è attaccato il coperchio del contenitore. In questo caso, è fissato con delle clip che possono essere facilmente sganciate a mano. Forse potrebbe anche essere necessario scollegare altri componenti per accedere al coperchio dell'alloggiamento e rimuovere il filtro. L'app di Autodoc. Tutti i ricambi auto ai prezzi migliori sul proprio telefono. Provare per credere. È importante evitare che lo sporco entri nell'alloggiamento del filtro dell'aria, perciò assicurati per prima cosa di pulire bene l'aria. Il modo più efficace e pratico per farlo è quello di usare aria compressa. Se però non hai questo strumento, allora andranno bene anche uno straccio pulito o un tovagliolo di carta. Stacca i fermi e solleva delicatamente il coperchio. In questo modo puoi trovare il filtro dell'aria, praticamente in quasi tutti i veicoli. Puoi trovare le informazioni sulla posizione del filtro dell'aria anche nel libretto del veicolo. E ora dobbiamo selezionare lo strumento giusto per svitare gli elementi di fissaggio. Togli il coperchio dell'alloggiamento del filtro dell'aria e poi solleva leggermente il filtro e rimuovilo. Alcune case automobilistiche adottano un design non convenzionale e fissano, per esempio, il filtro dell'aria all'interno del coperchio del motore. Assicurati di pulire la sede di montaggio del filtro nuovo in modo che non vi entri lo sporco. Prima di eseguire questo intervento, devi sempre proteggere la presa d'aria che si trova nell'alloggiamento o nel coperchio del filtro dell'aria. Ora puoi iniziare ad installare il filtro nuovo. Durante l'installazione del filtro dovrai assicurarti che si adatti bene su tutti i lati. Attenzione a non piegarlo. Stringi o fissa gli elementi di fissaggio. Poi rimonta tutti i componenti in ordine inverso. Indipendentemente dal tipo di elementi di fissaggio, il coperchio deve essere fissato seguendo uno schema a croce. Questo farà sì che sia installato correttamente e premuto in modo uniforme.